È muro contro muro tra i dipendenti dell'igiene urbana Cavese ex Seta, oggi Metelia Servizi, e il sindaco Galdi. Fumata nera all'ultimo incontro in prefettura per trovare una soluzione allo stato di agitazione e al programmato sciopero del prossimo 30 ottobre. La liquidazione della Seta ed il successivo passaggio di tutto il personale cavese nella municipalizzata Metelle Servizi sembrava aver risolto il problema della gestione dell'igiene urbana cavese, ma il succedersi delle nuove norme regionali che dovrebbero entrare in vigore dal prossimo anno, la decisione dell'amministrazione comunale di bandire un bando pubblico per la gestione del servizio di igiene urbana, che il prossimo 19 novembre vedrà l'apertura delle buste delle ditte che parteciperanno, finora solo un paio dell'area napoletana casertana, e la decisione di parcheggiare i circa 90 dipendenti ex Seta presso il consorzio di bacino Salerno 1 per evitare lo sforamento del patto di stabilità, hanno scatenato la protesta dei dipendenti che vedono messo a rischio il proprio futuro lavorativo e il mantenimento degli stessi livelli contrattuali ed occupazionali. Purtroppo ancora una volta l'amministrazione comunale, trovandosi in difficoltà per la questione per lo sforamento sul patto di stabilità, sta tentando un'altra volta di mandare il nostro cantiere operativo e i nostri 88 lavoratori li vuole trasferire al consorzio, cosa che noi stiamo cercando di osteggiare perché già da maggio-giugno, quando è cominciata questa trattativa, e in effetti si legge anche nell'ultimo accordo sindacale che abbiamo fatto, vogliamo a tutti i costi evitare il consorzio. Evitare il consorzio non perché, anzi, noi siamo molto vicini e siamo solidali ai lavoratori del consorzio, ai colleghi del consorzio che vivono comunque una situazione di liquidazione. È un ente in liquidazione che già da diversi anni hanno problemi sia economici che strutturali, e quindi noi pensiamo che trasferire il ramo di igiene ambientale cavese, attualmente in servizio in Metelia, presso il consorzio di bacino Salerno 1, ci potrebbero essere dei problemi per quanto riguarda il pagamento degli stipendi, per quanto riguarda anche il rientro di nuovo in Metelia. E noi veniamo da un'esperienza di Seta SPA, dove per 3 anni non abbiamo preso lo stipendio regolarmente, vantiamo ancora 2 stipendi dal dicembre del 2012 e gennaio del 2013, quindi vi lascio immaginare la tensione che oggi si vive in cantiere. È l'unica arma che abbiamo, è quella là di far sentire la nostra voce e far sentire i nostri motivi ai cittadini cavesi facendo l'agitazione e comportandoci di conseguenza, purtroppo lasciando anche Cava dei Tirreni, mi dispiace dirlo, il salotto di Cava dei Tirreni, il centro e le periferie a quello che oggi si può vedere con i rifiuti sparsi in strada. Il 30 invece è sciopero. Il 30 è sciopero generale, è stato dichiarato, iniziamo con la prima giornata di sciopero, appunto per far sì che l'amministrazione comunale, i tecnici possano ritornare sul tavolo e cominciare un nuovo tavolo. Che a questo punto noi siamo determinati e andiamo avanti fino in fondo prendendoci le nostre responsabilità.